Elezioni europee e comunali, i dati dell'affluenza in Abruzzo per le elezioni europee. Oggi a mezzogiorno il dato dell'affluenza alle urne in Abruzzo è stato del 22,09%, sempre alle 12 di oggi l'affluenza alle urne nel comune di Pescara ha fatto segnare il 29,85% degli aventi diritto. A Montesilvano ha votato il 29,2% degli elettori, decisamente migliore il dato di Giulianova, dove ha votato il 35,56% degli aventi diritto. Alle ore 23 di ieri l'affluenza in Abruzzo per le europee si era attestata al 12,71%, a Pescara per le comunali aveva raggiunto il 17,53%, a Montesilvano il 16,65%, mentre a Giulianova l'affluenza era già risultata la più alta con il 22,82% degli aventi diritto alle urne. Oggi i seggi restano aperti fino alle 23 nel capoluogo adriatico, sono 4 i candidati a sindaco, 14 le liste, l'uscente Carlo Masci centrodestra, Carlo Costantini centrosinistra, Domenico Pettinari coalizione civica e Gianluca Fusilli Stati Uniti d'Europa. Previsto l'eventuale turno di ballottaggio come per i centri al di sopra dei 15.000 abitanti, la scheda per le amministrative è di colore azzurro, per le elezioni comunali è possibile il voto disgiunto. La seconda città più popolosa d'Abruzzo al voto è Montesilvano, qui gli sfidanti sono Ottavio De Martinis, sindaco uscente per il centrodestra, e Fabrizio D'Addazio, candidato del centrosinistra. Altro comune al di sopra dei 15.000 abitanti, Giulianova, dove la sfida è a 4. Ivan Costantini, sindaco uscente, Alberta Ortolani, Romolo Lanciotti e Daniele Di Massimo Antonio. In Abruzzo il territorio provinciale con il maggior numero di comuni al voto per le amministrative è quello di Chieti, 50. Nella provincia dell'Aquila si voterà in 8 comuni, nel pescarese le elezioni si terranno in 17 comuni, 23 le città interessate della provincia di Teramo. Naturalmente per le elezioni europee saranno chiamati al voto tutti i 305 centri della regione. La nostra emittente, come da tradizione, darà spazio ai risultati in tempo reale. Alle 23 di questa sera si procederà allo spoglio delle europee, ma ci saranno anche gli exit poll per le comunali. Dalle 14 di lunedì al via lo spoglio per le amministrative. Aggiornamenti, lo ricordiamo, in tempo reale su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre, sul nostro sito www.rete8.it con la maratona elettorale a partire dalle 22:45 di questa sera e dalle 13:45 di domani, lunedì 10 giugno.